Dopo i Beatles rimaniamo in Inghilterra e passiamo a altro gruppo inglese più recente, i Coldplay. Un gruppo alternative rock capitanato da Chris Martin, tra l'altro un piccolo aneddoto, da poco divorziato con la famosa attrice Gwyneth Paltrow, matrimonio di 10 anni, Chiamo due scemo. figli a carico. Poi dici, cioè, il gossip perché piace, allora uno ovviamente ce lo mette sempre in mezzo. Sì, stai sempre sulle righe. Band che risale? Al 1997, se non erro, la prima formazione dei Coldplay. Chiamati Starfish, vero? Poi comunque chi vuole sapere di più va su Va su Wikipedia, si cerca. internet. Elisa, che poi io dall'altro ho visto live al Cornetto Free Music Festival, qualcosa del genere, e 2004, l'uscita del terzo disco, Io nel 2001 l'ho visto Here invece. Comes the Sun, mi pare che era il disco. E si nascondeva dietro il microfono, era timidissima, si vedeva che era una persona molto genuina. E tra l'altro Alberto mi stava raccontando un aneddoto che già fa capire la personalità, che poi a maggior ragione dopo la scoperta che addirittura la figlia Caterina Caselli, Caterina Caselli è proprio veramente un gesto di umiltà. Vai Alberto, racconta questa storia, oh. È successo a Fiesta, una volta che a Torre Elisa, io stavo con i miei amici musicisti cubani, stavamo ovviamente dietro il palco, dietro le quinte, e quando finì Elisa, il concerto, avete visto che la maggioranza delle volte, noi che stiamo nel mondo della musica lo sappiamo bene, che i musicisti si mettono da una parte, i fonici, tutti gli Gli addetti ai altri. lavori. Gli addetti al lavoro di un'altra parte, un altro tavolo. Invece lei no, ha voluto un tavolo solo per tutti. Grande. Da lì si vede com'è la persona, no? In quelle cose semplicissime però autentiche. Una festa dell'unità, in poche parole, aveva improvvisato Elisa. Sì, volevo fare la salcicciata con i fonici. Beh, vabbè, poi tra l'altro pure grande band Elisa, quando l'ho vista sono rimasto veramente, io che poi mangio pane e musica davvero, quando ho visto, il bassista mi fa impazzire proprio, ma proprio tanto, 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 ma lei pure, poi quando, cioè, sai, anche queste cose arricchiscono parecchio la personalità Ma a dell'artista. livello musicale fa impazzire il bassista? Andiamo sempre a sbattere l'alba, eh? Sì, a livello Ah, però. musicale, sempre, tutto quello che viene detto è sempre a livello musicale. Poi se uno vuole. Si scoprono sempre nuove cose, quindi Caterina Sì, Caselli, la madre ma magari Elisa, sempre una alla Schema. volta, dai. Tutte insieme mettono paura poi. Senza esagerare. Ci faceva questa. A tavola rotonda hanno fatto con i fonici. Beh. Andiamo al brano?
Beh, sì, direi di sì, a meno che non c'è qualche altra chicchetta Beh, Elisa ce ne sarebbero tante, comunque con diciamo, cui charlare. una lunga carriera e sicuramente sempre abbastanza al di fuori del gossip, perché non è stata una, non è una che fa parlare di lei per il gossip, ma per la musica. Bella anche questa cosa, è veramente. Infatti, altra cosa veramente che mi ha colpito d'Elisa è quella proprio che tu non vedevi lei che si mostrava con atteggiamenti sul palco, lei si nascondeva, poi quando cantava ti faceva veramente capire che il cantante sta lì per cantare, non come siamo abituati purtroppo oggi, che uno guarda se è bello o brutto. Il cantante è cantante, il musicista è musicista, l'artista dovrebbe trasmettere arte, non deve essere bello, brutto, figo, sti falsi miti, cioè, io sono un po' contro queste cose qui. Elisa, non è, veramente non è così, Vediamo il brano, io sarei quasi tentato di cercare il brano in curdo che dovrebbe incise Elisa, perché qua la biografia riporta anche un suo passato. Vabbè, regolate pure che è un curdo se devo comprare il disco. Un curdo Quindi non non la è una buona troveremo mai. idea. Non la E troviamo. vabbè, Pure credevo. dici in No, la curdo. stronzata detta così era. Probabilmente se c'è scritto lì, certo su Wikipedia, sì, magari lo modifichiamo. Scriviamo che non è Un curdo. vero. Lo possiamo fare, Wikipedia aperta a tutti. Elisa, veramente, qui sto parecchio in difficoltà perché conosco tutto veramente d'Elisa e a me piacciono quelle meno famose. Io sempre controcorrente, sono fatto così. Allora devi Però cercare il curdo. Cercato il non così, curdo. aspetta, non così controcorrente. Cioè, manco inglesi vanno contromano, voglio dire. Beh, vabbè, dai, un mezzo mezzo, magari non proprio luce, tu volevi mettere luce, lo so. Ah, ci sono anche i gufi in studio. Questo è. Ah, aspetta, questo è un audio ascoltatore, si dice? Che dice, che dice? Che canzone vuole di Elisa? Vuole quella in curdo. Tutti vogliono sentire questa in curdo. Secondo me è Valerio con l'altro cellulare che l'ha mandata per far vedere che. No, a parte gli scherzi. Vale, dai, che gli facciamo sentire? Labyrinth? No, troppo famosa per te No, Labyrinth. beh, Labyrinth però è un gran Ah. pezzo. Vabbè, dai, facciamo con Vabbè, Labyrinth. con più tempo lo cerchiamo questo brano curdo e se lo facciamo sentire a Alle Gwen. prossime puntate, dai. Esattamente. La mettiamo come sigla. Vai col brano.
Vabbè, dai, direi che per la puntata pilota può andare, che dici? Sì, mi sembra che sia un'ottima prima uscita. Speriamo che vi siete divertiti ad ascoltare le nostre balle, soprattutto, informazioni, soprattutto la musica, E balle perché musicali. le balle musicali. E noi ovviamente a questo punto ci ritroveremo ogni martedì dalle 18 in poi, sempre su Radio Roma Futura, sempre qui da Villa Gordiani. E non perdete, mi raccomando. Alle 20 inizierà il Nido delle Aquile, trasmissione che parlerà della SS Lazio, con Riccardo Vagnarelli, giusto? Esattamente. Trasmissione, perché da quello, se non ricordo male, ieri, che era lunedì, c'è stata quella della Roma, e per par condicio, diciamo così, no, vabbè. Vabbè, si chiama Roma, insomma, le squadre, dopo la Roma viene la Lazio, insomma. Con Riccardo Memena dopo. Vabbè, quindi non perdete il Nido delle Aquile alle 20 e poi alle 21:30 dalla redazione La Rustica, il Nido delle Aquile è sempre qui da Villa Gordiani. Invece alle 21:30 dalla redazione La Rustica, la prima puntata di V per Quinto, trasmissione d'approfondimento del Quinto Municipio. Con questa radio avete da sentire, parliamo un po' di tutto. Un saluto a tutti i nostri amici e ci sentiamo qui martedì prossimo. Ricordiamo anche l'appuntamento con la musica latinoamericana condotta da Alberto Polinori. Alberto, dici quattro.